Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi propongo un video spacchettamento, come avrete letto dal titolo, e vi voglio mostrare due pacchi che mi sono arrivati oggi. In realtà uno lo aspettavo già da qualche giorno, ma per varie vicissitudini, un po' per colpa dell'azienda che ha spedito, un po' per colpa mia, è arrivato soltanto oggi. Allora, vi sto parlando di un pacchetto arrivato da BB Cream Italia e l'altro da Casa Regali. Allora, partiamo con quello di BB Cream Italia. Apriamo insieme. Allora, qui troviamo le solite cosine gommose. Poi allora, questo è il codice sconto. Poi troviamo il riepilogo del mio ordine. Così poi vi dico anche i prezzi. E troviamo due campioncini. Questa è l'Egyptian Magic che avevo trovato anche nell'ultimo ordine che avevo fatto, che ero molto curiosa di provare, non l'ho ancora provata però. E questi due campioncini delle BB Cream di Skin 79, curiosa di provare anche questi. Poi non mi ricordo neanche cosa ho acquistato. Allora, vista la mia mania per le maschere in tessuto, ne ho volute acquistare altre visto che sono tornate disponibili sul sito. Ho preso questa della Beauty Friends alla lavanda, questa al melograno, sempre Beauty Friends, e questa al tè verde di Beauty and Friends. Visto che io mi trovo molto bene con quella di Sephora, volevo vedere se questa mi dava lo stesso risultato. E queste qui le ho pagate 1,69 euro. Poi ho preso di Skin 79 questa qui alla bava di lumaca, della Skin 79 non ne ho mai provate. Questa qua, anche questa al tè verde. E poi questa all'acqua glaciale, glacial water, vedremo anche queste. Queste sono venute 1,99 euro, qualcosina in più delle altre. Poi della It's Skin invece ho preso questa alla carota e questa è venuta 1,90 euro. Io devo dire che con queste maschere in tessuto mi trovo benissimo, meglio che con le altre, perché noto che su di me fanno veramente la differenza e io però le tengo in posa molto, anche più di mezz'ora, finché comincio a sentire che la maschera si sta asciugando. E poi ho preso questi sticker per il naso, per i punti neri, e li ho pagati 1,20 euro. Sono della Olika Olika, vedete? Vi saprò dire come mi trovo anche con questo. Poi c'era la promozione sui pennelli della Morphe e ne ho voluto prendere uno. Incattato così. Anzi, due ne ho presi, sì. Allora, ho preso questo qui, che è quello angolato, il numero G16, è molto morbido. E poi questo, che ne ho sentito parlare molto bene da Giulia Cova, è le 23. Questo blender da sfumatura, anche questo molto molto morbido, e vi saprò dire. Poi pezzo forte, sempre a seguito di un video che ho visto di Giulia Cova, ho voluto prendere questa palettina di ombretti della Morphe. Ce ne sono due così, in questo formato. Mi piacevano entrambi, però ho deciso di prenderne una alla volta. Questa qua
è quella nei toni matte. Che bella! No, in realtà non sono tutti matte, ce ne sono alcuni anche satinati. Ed è questa qua. Non ha lo specchio, ma a me non interessa perché non li uso mai. E questi sono i colori, sono 12 e sono tutti sulla tonalità dei nude. Non vedo l'ora di provarla perché sono proprio i miei colori. Questa qui l'ho pagata 20,99 euro, mentre i pennelli ho pagato le 23 8,50 euro, il G16 9 euro, e con questo abbiamo finito. Poi l'altro pacchetto, se avete già visto i miei video precedenti sapete che io da Casa e Regali acquisto sempre le Yankee Candle. Anche questa volta, approfittando dello sconto sulla fragranza del mese del 25%, ho voluto prendere una jar che tra l'altro volevo ricomprare perché ho appena terminato di questa fragranza, la jar Amelia, e me ne sono talmente innamorata che l'avrei comunque presa anche se non era in sconto. Allora, è sempre imballato tutto molto bene, vedete? Allora, qua troviamo la distinta del mio acquisto con allegato lo scontrino e i punti della carta fedeltà. Infatti io con questo sono arrivata a 36 punti e infatti col prossimo ordine potrò acquistare una giara grande della Yankee gratuita. Scusatemi, ma io sono riuscita a ammalarmi anche a giugno. Allora, doppio imballaggio. Allora, vi faccio prima vedere. Ah, qua ci sono il solito dei plan delle Yankee e un'altra cartolina, questa qua, la profumazione alla vaniglia, che io non ho mai provato, ma sarà sicuramente buona. Allora, parto con le tartine che ho preso. Allora, sono 2, 4, 6, 8, 10, 11. Allora, ho preso la Honey Blossom, che era la fragranza del mese di aprile, che però io ho trovato ancora scontato, scontata a 1,69 euro. L'ho voluta prendere perché io il mese scorso non ho preso la giara perché non avevo mai provato la profumazione, ma me ne sono pentita perché è veramente veramente buona. Infatti ne ho prese due tartine. Poi ho preso la classica vaniglia cupcake, la mia amata Honey Glow, nelle sere estive mi fa morire quella profumazione qui. Questa è estivissima, la Summer Peach della nuova collezione. Poi la Black Coconut, buonissima anche lei. La Aloe Water, che ho scoperto da poco, mi piace un sacco. La Vanilla Lime, che l'ho provata giusto in questi giorni, ho voluto riprenderla perché è buonissima. La Serengeti Sunset, che credo di non aver mai provato. La Pen Raisin, anzi questa qua, la Serengeti Sunset, infatti non mi ricordavo di averla ordinata, deve essere l'omaggio che mi hanno messo loro. La Pen Raisin, buonissima anche lei, che sa di brioche all'uvetta. E poi questa, che fa parte della fragranza del mese, quella che vi dicevo che mi ha fatto innamorare, è la Pineapple Cilantro. Dovete provarla assolutamente perché è buonissima. Quindi, come avrete capito, qui dentro, in questo pacco, c'è come intanto non si può dire nulla.
perché come le confezionano loro non le confeziona nessuno. Un foglio di carta, due fogli di carta, eccola qua in tutto il suo splendore, un colore bellissimo e una profumazione paradisiaca. Potrei morire qua affondando il naso in questa giara. E poi in quest'altro c'è una novità che non ho mai provato, ne ho sentito parlare in questi giorni e ero proprio curiosa di provarlo. Anche qui super fogli di carta. Un foglio un altro foglio ed ecco qua la novità. Questa qua è una candela delle Candleberry, non so come siano perché non ho trovato recensioni, non sono riuscita a trovare niente. Vediamo come si apre. Ah, si tira. Allora, questa qua è la Summer Morning, che dalla descrizione dovrebbe sapere di vaniglia e pompelmo. Che buona, sa di caramelle. Buonissima. Spero che accendendola rimanga questa profumazione sia persistente come le Yankee. Come prezzi più o meno sono lì, non variano di molto. E niente, vi farò sapere come mi trovo e se mi troverò bene. Sicuramente ne comprerò altri, anche questi sono candele americane comunque. Con questo ho finito, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Un bacione.